Pronto? Buonasera signore, chiedo scusa, sono un ispettore di polizia, vorrei parlare con qualcuno dei genitori di Claudia Fiorenzano. Sono la mamma, mi dica. Mi scusi tanto il disturbo, signora, noi abbiamo fermato sua figlia qui in via dell'Epomeo a bordo di una Ford Fiesta grigia. Sì. E la ragazza stava facendo una discussione con un altro automobilista, non abbiamo bene capito perché, sinceramente. Si è molto arrabbiata, si è molto inalberata. Tra l'altro quell'altro signore non ci è parso fosse particolarmente aggressivo. Era pure anziano, no, ma insomma aveva oltre i 60 anni. Comunque sua figlia, non ho capito che cosa le abbia dato fastidio, ha dato addosso a questo poveretto e gli ha procurato, diciamo, un danno alla testa, alla fronte. Io ci ho anche parlato, ma è una ragazza molto, un carattere troppo violento. Io ho detto, tu ti devi calmare un poco, qua in mezzo alla strada non si sa mai chi si incontra. Tu dico come fosse una figlia, era mia. Comunque mi sono permesso di farmi dare i numeri, anche perché adesso purtroppo la dobbiamo portare con noi, perché questo signore la vuole denunciare per procurata lesione. Gesù. Senta un po', ma lei ma quale distretto è, che è della polizia? Che distretto è? Fuori grotta, signora, fuori grotta. Ne ci trovavamo a fare un pattugliamento alla ZTL di via dell'Epomeo. E quindi abbiamo sentito le urla, la gente, poi sapete a Napoli con me, subito si fuocava e le gente, nessuno si mette a niente per spartere. Comunque vi passo un attimo a vostra figlia, signor, parlatele proprio come una madre, perché la ragazza è troppo agitata. Signorina, c'è sua mamma al telefono, prego. Uè, mamma! Ehi, ma che cazzo ne fai? Ma perché me le vai in bocca? Ma quella una cosa è incominciata comunque ad offendermi, non è che cazzo mai si è parlato di quella che... Ho capito, quella che dici, smettili che siamo con coppa macchina, devi stare tranquillo, tu cucurro, tu... Sei adesso tranquillo! Io comunque camminavo tranquillo, lui comunque ha cominciato ad offendermi, è andato oltre. Ma tutte quelle che dici... Quando erano femmine, purtroppo gli uomini esagerano, questo è il problema. Va bene, ma hai ragione, per capire. Da piglio cricca in da macchina ci ho spaccato un capo, pure mi pare esagerato. Sì, lo so, ma comunque se sono andata oltre, perché comunque è esagerato, questo è stato il problema. Ma tu hai ragione, io non ti sto dicendo che hai pure. Ma che è successo? Ma qual è il punto? Fammi capire. Ma portano via, ma questo non lo so, ma il problema mio è il fatto che tengo pure la comunione del bambino. Può di vedere un po' tu, non so come mi trattengono me. Signori, ma che avrei, tu sai che quello che si è staccato, fa tre creature, io ti stavo aspettando che veni a pigliare. E ne ha pigliata a Mavutta Palestra, ma secondo te, ma io come fa questo? Io non lo so, io non lo so che cosa signora, fare. Signora, passami il telefono, signora, sì. Alla fine, chiedo scusa, alla fine questo signore con cui sua figlia ha litigato è un signore di campagna, è un... Diciamo, è una persona di queste qua un po' cafone. Ma non è queste che non vanno vale era... anche se una ragione. Sicuramente, bravo, sicuramente ha sbagliato a parlare, perché diciamo ha detto delle parole un po' pesanti nei confronti di sua figlia, che è una ragazza per me. Però ha pigliato ugricca in dama, che ne ha ciò spacca in capo, manca mi pare normale. Mamma mia, io non mi rendo conto l'unica della cosa, situazione. Signora, quindi, allora, non mi rendo conto. L'unico modo, per cercare di convincere questo signore a ritirare la denuncia. Io non so nemmeno in questo momento cosa pensare, cosa fare. Ve lo chiamo un attimo. Signora, vi ci faccio parlare un secondo. Sì. Ve lo passo un attimo. Si chiama Giuseppe. Don Giuseppe, volete venire a parlare un attimo con la signora? Venite un attimo a parlare con la signora, chiamamelo un attimo. Avvicinate alla volante, per cortesia, come sta? Si avvicini un attimo qua, se vuoi parlare con la signora... Perché... Pronto? Pronto? Buonasera. Chiama la vaglione, la figlia? Mi sembra di sì, anche ma che c'è un profugato, ma questo... Ma che ci vuole l'esorcista per questa vaglione? Ma io vado, ma a finale che le mi ha tagliato a strada, sono scesa in da macchina. Se vuoi mi vedi, sono pappo zoppatore, signore. Io vengo da casa pesante, provincia di Caserta. E sono una persona che ci mi sono cresciuto in mezzo all'Evere, va, come da Giarici, ma io non ho parole, io sono solo dispiaciuta per questa cosa, per l'amor di Dio, perché... Io capisco l'impulsività di mia figlia delle cose, ma non su queste cose della strada. Oggi non si capisce niente. Al finale c'è il diritto voglio un gemma, ma tu mi pare proprio una brana pecora. Mi sei inalberato in coppa sta parola, un brana pecora. Ma la cosa più importante è come state. A me mi interessa come state, Ma che l'hai spaccato tu? Signor Ca... Devo venire da vicino, no, non lo so. Ma vanno portato all'ospitale perché mi ha sciaccato tutto il camera.
Ma era avuto tutta la cabina di pilotaggio in capo, come vuoi gerire? Ho finito di parlare. Signora Carla, siamo gente, siamo gente di campagna, siamo abituati, mi sa che un giorno si è nata pura, figurate per quale... Cerchiamo di venire, io sono sorpresa di queste cose, io comunque muove cerco di venire, dove è andata all'ospedale? Si prende, signor, come ti dici, si prende? Che ti dici? Gli soprene. No, no, per l'amore di Dio, io non so prese. E Caterina, voi, mamma, che avete detto adesso? Scusate, io parlo zappatoresca, ma abbiate pazienza, non capisco. Vabbè. Scusate, mi sono cresciuto via sempre, sono quella mandragata. Avete avuto questo danno? Sì, ho avuto un danno in capo, un danno me l'ha fatto in capo. Signora Carla, aspettate, io sono mortificato, io non lo so signora... cosa di Dio. Signora, vostra figlia è foresta campestre equestra, questa è vostra figlia, è una ragazza foresta. Vabbè, io ho tutti questi aspetti, lo so che ha questa impulsività, anche se cerco di dirgli sempre. È un bipeto selvaggio, vostra figlia, è un bipeto selvaggio. Ma mia figlia è impulsiva delle cose, perché purtroppo è l'avete portata pure a me che guido delle cose, sono insulti. L'avete portata a montare, signora. Però non è violenta come a questo punto. Ma io mi sto meravigliando come è violenta a questo punto. Cazzo, non è violenta, signora ragazza. Questa ragazza che è stata rubro muro a prima mattina appena scedata. Ma non è così. Questa è la castrata. Se io mi meraviglio, secondo me gli hanno dato talmente la pressione a questa. No, che lei, signora, signora, che lei sa la pressione di 140 minimi e 185 a massima, perché quella tiene proprio l'occhio in sangue, come oggi dici? Quella mi ha fatto danno in capo. Ma voglio dire una cosa, ma voi mi mettete a discutere con me. Ah, ma io penso da persona così, andare in ospedale, vedete, signora, un po'. Ma sapete... fatevi accompagnare, voi state così. No, quella sa da quello l'accompagnamento ci vuole a vostra figlia, no a me. Signora, ma no, voi... Signora, il danno io l'ho avuto in capo. Mi dispiace, e sapete... Capo, ma io penso sempre una cosa, signor, al giorno d'oggi, un danno. Meglio in capo che in culo. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci da te. Ci sei cascato, osce. Concetta, buon pomeriggio, benvenuta su Radio Marte. Era uno scherzo di tua figlia Claudia. Lo so, mi ha fatto salire la pressione a 200. 200 è parecchio, però, eh. Vabbè, ma si sopravvive, non si muore a 200. 200? 220. 200 te lo schizzo, sangue per ricco. Lo so, ancora in tempo, avere ancora queste brontoline di mia figlia. Se vi esce il sangue per il naso, dovete stare attenta. Claudia, saluto a mamma. Ciao, mamma. Aspetta, mi sparà. Agostino, essere chiamato mamma. Me l'hai fatti a niente.